Cavalieri, eccoci tornati, ben ritrovati ragazzi, siamo qui ad agosto, lo avevo detto, quelli del gruppo lo sapevano, l'avevo scritto anche su Facebook. Recappone, che cosa è successo a luglio? Facciamo un video per parlare di cosa è successo nel mondo videoludico. Purtroppo ad agosto, luglio e agosto, non se li tira nessuno su YouTube, come saprete dai vostri youtuber preferiti, quelli più grandi, giusto? Però si prendono la pausa quelli più grandi che prendono i big money, non me la prendo io che non prendo un biffero, ecco. E siamo qui con... quanti ricordi, porca miseria! E è tornato il giornaletto con le news settimanali, le news mensili. Ho fatto una cernita di quelle migliori, stiamo qui, rilassatevi, prendetevi un po' un popcorn o una Coca-Cola, che stiamo qua a fare una chiacchierata un po' più formale, spero, delle news, un po' meno formale, che cacchio dico pure io. E iniziamo subito con la prima news, leggiamola. Kingdom Hearts 3, ah vero, Kingdom Hearts 3 è praticamente stata annunciata l'uscita nel 2018, però non hanno detto nessun periodo, hanno detto 2018. Ora statevi zitti, non rompete più le balle, così sapete che nel 2018 vi giocherete Kingdom Merz. Hanno detto che i problemi più grandi sono stati dovuti al motore grafico di questo nuovo Kingdom Hearts, che è meraviglioso e che proprio è un passo netto in avanti rispetto ai vecchi Kingdom Hearts, perché tra Kingdom Hearts 1 e Kingdom Hearts 2 non è che c'era chissà quanta differenza, non è stata così netta perché giravano sulla stessa identica console, mentre qui c'è un passaggio di due generazioni. E tanto è vero che questo nuovo motore grafico praticamente permetterà al mondo di Toy Story, che è stato inserito all'interno, di girare meglio addirittura del film del 1999, se non ricordo male era del 99. Infatti ci sono state fatte delle comparazioni tra Woody e Buzz del 99 e Woody e Buzz di Kingdom Hearts 3, e i modelli risultano migliori in Kingdom Hearts 3, stranamente. Comunque voi amanti di questa saga, mettetevi comodi, nel 2018 potrete giocarlo. Purtroppo si vocifera che ci siano stati diversi tagli per farlo uscire così presto. Ecco, purtroppo questo è... ne ho già parlato in diverse news ogni volta che usciva qualcosa su Kingdom Hearts. Non sono d'accordo sui tagli e sono piuttosto d'accordo a rinviare il titolo più che castrarlo, ecco. E poi è uscito il 30 giugno, lo so, è uscito il 30 giugno, non fa parte di luglio, ma tutto luglio vi siete spappolati i maroni con video di Crash di chiunque, praticamente anche Clio Makeup faceva video di Crash. E ho giocato anch'io, ho fatto dei tutorial sul canale, non ho fatto video, potrei portare una live se siete interessati, magari facciamo qualche livello, proviamo a prendere qualche gemma, me lo fate sapere qui sotto nei commenti. Questo nuovo Crash è risultato essere più difficile di quello vecchio, perché il nuovo motore grafico, lo sapete, ne avete sentito parlare, con i piedi a pillola che scivola a saponetta, io l'ho trovato veramente meraviglioso. È stato fatto un gran lavoro da Vicarious Vision, hanno riportato agli antichi fasti questa trilogia, addirittura migliorandola dal punto di vista estetico, chiaramente, però è rimasta fedele all'originale. Io ne sono rimasto entusiasta, ecco. Vediamo. E poi è stata annunciata, è stata prima annunciata e poi è stata mostrata la statuetta di Spyro, o Spiro, come cavolo volete chiamarlo, lo chiamate. Ecco, la stessa ditta che si è occupata di fare la statuetta di Crash, Figure for Figure, una cosa del genere, Fast for Figures, scrivetemelo qui sotto se sapete come si chiama la ditta, mi pare For Figures sicuro, ecco, questo mettetegli la mano sul fuoco, ha fatto anche la statuetta di Spiro. Ora, siccome l'E3 della Sony è stato molto sottotono e loro stessi hanno annunciato che non hanno mostrato nulla perché la Microsoft praticamente non ha fatto vedere nulla e si sono tenute le chicche per il PlayStation Experience e o per altre fiere, secondo me doveva essere annunciata la remaster di Spiro, ecco, e non l'hanno annunciata. Ecco perché questa ditta ha fatto la statuetta, perché chiaramente i tempi erano quelli, Sony non l'ha annunciata e loro la dovevano far uscire. È realizzata in modo eccezionale, costa più di quella di Crash, chiaramente, perché anche è molto più grande, più o meno così, quella di Crash più o meno così. E se fosse quello il modello 3D del nostro draghetto preferito, e viene fuori un gran titolo dal punto di vista estetico. Aspettiamo. Poi, PlayerUnknown supera GTA 5. Ecco, PlayerUnknown Battleground è il tormentone di questi ultimi mesi. Mi piacerebbe moltissimo poterlo giocare, ma il mio PC non lo permette. E che cos'è PlayerUnknown? È un Battle Royale, praticamente un'arena di 100 giocatori, dove chi sopravvive per ultimo ha vinto.
e si scannano, si luttano armi, è veramente così semplice e tanto funzionale questo gioco, veramente un gran titolo, è nato da una mod di Arma 3 se non sbaglio, e tutti lo stanno giocando, ha superato il record di utenti connessi GTA 5, detto fatto, spiegato subito perché praticamente è una cosa che tira, purtroppo adesso i giochi vengono giocati perché tirano, non perché sono belli, non è il caso di PlayerUnknown's Battleground, giusto? Però ad esempio Crash, come dicevo prima, l'hanno portato tutti, anche chi non lo ha mai giocato, solo perché era il periodo Crash e tutti portavano Crash, ecco. Però una gran pietra miliare per PlayerUnknown che supera GTA V nel record di utenti connessi. Logitech acquisisce Astro. Perché ho messo questa news? Perché vorrei inserire anche altre news nel mondo tecnologico e non solo videoludico che potrebbero interessare. Perché Astro, chi conosce questo marchio sa che Astro Gaming è il top per quanto concerne l'audio d'ascolto delle cuffie. Sono cuffie che costano 350 euro, 300 euro e sono delle bombe. Logitech le ha acquisite. Lo ha inserita anche perché in questo luglio, ho cambiato sistema 2.1, sono passato dalle mie vecchie Creative che ormai avevano 15 anni e ho preso delle Logitech da sempre 2.1 con certificazione THX che sono costate un bel po'. Se volete un video dedicato con le specifiche tecniche dove vi faccio vedere anche le casse, fatemelo sapere perché sono delle casse che meritano tantissimo e vi risponderò anche perché non hai preso un impianto 5.1, ecco, a queste domande risponderò. Poi abbiamo FIFA 18, il viaggio. Come sapete FIFA 17, una delle news di FIFA 17, delle novità, è stata proprio il viaggio con Alexander, che appunto vedevamo noi le parti di Alexander, giocavamo, però poteva essere giocata solo in Premier League, a partire dalla Serie B della Premier League fino alla Serie A. Ecco, purtroppo questo era un limite, e allora quelli di eSport hanno ben capito dove erano i limiti di questa modalità e forse hanno inserito il viaggio 2, appunto il ritorno, se non sbaglio cos'è, di Alexander, in ben 6 campionati diversi, quindi molto probabilmente tutti i campionati, i maggiori campionati europei. Molto interessante e molto bello per vedere Alexander all'opera nel nostro campionato, dove la difesa gli potrà dare filo da torcere. È stato annunciato anche l'arrivo della beta del firmware 5.0 per PlayStation 4. Io mi sono iscritto, vi porterò le news su questo firmware come ho fatto per il 4.50 che era quello più sostanzioso. Ecco, si vocifera che ci possa essere finalmente il cambio del PSN ID, ovvero il vostro nome che avete scelto, avete messo Ciccio Pasticcio e non vi piace e ormai non potete più cambiarlo perché avete guadagnato tonnellate di trofei su quel profilo. Ecco, forse finalmente sarà inserita questa novità insieme all'arrivo dei classici PlayStation 1 su PlayStation 4, appunto. Comunque non mancherò, dovrebbe uscire a giorni e forse farò un video dedicato. In questo luglio è uscita anche la beta di Destiny 2, che non me la son proprio cagata di striscio, perché come sapete a me Destiny non piace, ok, linciatemi qua sotto, picchiatemi, non piace, quindi non l'ho neanche scaricata, non mi attira il gioco di Bungie, mi sembra scialbo, piatto, semplicemente un MMO FPS, ecco, non mi piace. Anche se loro hanno detto che questo Destiny 2 avrà tantissima storia, che addirittura ci potrà far abbandonare il titolo, però magari aspetterò le recensioni definitive piuttosto che scaricarmi 40 giga di beta, di demo, che cacchio è, anzi no, era la beta, non perché sono 40 giga, perché ho la fibra, ma perché non mi attira, ecco. Ai piani alti di Sony si pensa a PlayStation 5 e ad una domanda è seguita una risposta, gli hanno detto potranno ricapitare console mid-gen come PlayStation 4 Pro? E la risposta è stata abbastanza sicura, diciamo, non sanno se i risultati che PlayStation 4 Pro sta portando in casa Sony sono giustificano l'arrivo di una nuova console mid-gen. Quello che penso io è che le prossime console, se avranno delle mid-gen, saranno rivolte a tipo l'Oculus Rift, il PlayStation VR, agli accessori e non ad implementare nuova potenza nell'hardware per quanto riguarda i giochi standard, perché così hanno
seppur in minima parte, frammentato il mercato, ecco, e non credo che lo vogliano ripetere. Soprattutto perché PlayStation 5 si prospetta una console molto retrocompatibile. Si parla di lettori Blu-ray di prima generazione, ringrazio un mio utente, non faccio il nome, ma lui lo sa, per questa chicca, che lavora per una software house e mi ha dato questa chicca. Blu-ray di prima generazione, quindi PlayStation 3, PlayStation 4, classici PlayStation 2 e PlayStation 1, quindi potrebbe portare la vera retrocompatibilità in casa Sony per la prima volta. Quindi una possibile retrocompatibilità da PlayStation 2 fino ad oggi. Ciò significa che tutto il parco titoli che voi avete acquistato in digitale potrete tranquillamente sfruttarlo nella vostra prossima console. E questa è una mossa azzeccatissima, se così fosse. E c'è stata pure una mazzata, l'aumento, il rincaro del PlayStation Plus. Da 49,90€ a 59,90€ per quanto concerne l'abbonamento annuale, da 19,90€ a 24,90€ per quello trimestrale e da 6,90€ a 7,90€ per quello mensile. Detto questo, sono tre mesi che Sony ci bombarda con titoloni, prima Life is Strange e Killing Floor, poi Until Dawn e Game of Thrones di Telltale Games. Il mese di agosto vedrà l'arrivo di Just Cause 3 e Assassin's Creed Freedom Cry, ovvero il DLC standalone di Assassin's Creed Black Flag 4. Titoloni davvero che potrebbero giustificare l'aumento. Dietro a questo aumento ci potrebbe essere anche l'inclusione del PlayStation Now, quindi la possibilità di giocare titoli PlayStation 3 su PC e non solo, anche PlayStation 4, e addirittura due film mensili in omaggio col PlayStation Plus. Se così fosse, questi 10 euro d'aumento non sono così tanti, poi, se ci pensate. E come dicevo, volevo inserire nuove notizie nell'ambito tecnologico. Ebbene sì, Zuckerberg ha annunciato Facebook TV, che arriverà a giorni su PC, TV, TV Box, eccetera eccetera. Che cos'è Facebook TV? Sarà un'applicazione che permetterà di visionare video e contenuti esclusivi originali targati Facebook. Che voglia seguire la strada di Netflix, questa sembra essere la direzione che vuole prendere Zuckerberg. Bisogna vedere se porterà contenuti di qualità e soprattutto se ci sarà della pubblicità, perché Facebook ultimamente è invaso di pubblicità invasiva che sta iniziando a fracassare le balle. Non ne possiamo più di questa pubblicità, basta. È uscito anche un rumor su GTA 6 che voleva l'arrivo prossimo alla fine del motion capture, perché un attore aveva inserito GTA 6 nel proprio curriculum, ma poi questo curriculum è stato smentito, è stato dichiarato fake, e addirittura la gente aveva detto che poteva includere l'intera mappa degli Stati Uniti. Ma cosa vi fumate? L'intera mappa degli Stati Uniti? L'intera mappa degli Stati Uniti nel 2017, 2018, 2019, quando volete voi. Quanti anni di sviluppo ha richiesto questo GTA 6 per includere l'intera mappa degli Stati Uniti? Io non credo che siamo ancora a quei livelli lì. Possibilmente 6-7 città belle e grosse, una mappa davvero gigante, sì, ma l'intera mappa degli Stati Uniti non credo proprio. Comunque, rumor smentito, GTA 6 ancora non si sa una cippa lippa. Microsoft ha dichiarato che 80 giochi supporteranno Xbox One X dal lancio in poi, quindi non preoccupatevi, le prestazioni della nuova macchina che andrete ad acquistare saranno sfruttate in base a quello che dicono loro, giusto? Sicuramente ci sarà un aumento del frame rate, una qualità visiva un po' migliore, l'anti-aliasing, le solite cazzatine qui e là che comunque fanno piacere. E detto questo, questo recap, questo WhatsApp, questo che cacchio è successo a luglio, ecco, forse è meglio che cacchio è successo a luglio, e finisce qui e noi ci vediamo a fine agosto. Forse arriveranno in questo mese, per chi di voi a Telegram si è iscritto al gruppo Telegram, che a proposito trovate in descrizione, sa che ho acquistato di nuovo Fallout, quindi arriveranno dei video tutorial su Fallout, su dove trovare le riviste nei DLC, sulle mod, sulla costruzione, ecco, qualcosa bolle in pentola. La programmazione normale, quella con le news settimanali e qualche video durante la settimana, riprenderà a settembre, perché qui si schiatta da caldo. E con questo vi ricordo che se volete supportarmi trovate il link PayPal sotto in descrizione, e io vi saluto tantissimo e buon agosto, buone vacanze a tutti, se ci si vede, ciupagrava a tutti, ciao a tutti ragazzi.